Giovedì 7 novembre si è tenuta a Castelvenere, in provincia di Benevento, la celebrazione ufficiale della giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Preghiera della pace. Dio onnipotente ed eterno, cui dando gloria il cielo, la terra e il mare, ascolta la nostra preghiera. Giurando di portare la bandiera, abbiamo promesso amore e servizio alla patria, nel ricordo del sacrificio di chi è caduto perché noi vivessimo in un mondo più libero e più giusto. La giornata ha avuto inizio nella parrocchia San Nicola, per poi proseguire presso la sede del comune, dove è stata inaugurata una lapide di marmo con inciso il testo dell'articolo 11 della Costituzione italiana. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Un chiaro segnale per dire no alla guerra, così come espresso dal sindaco di Castelvenere, Alessandro Di Santo. Cari concittadini, autorità, bambini della scuola primaria e ragazzi dell'Istituto Alberghiero, anche quest'anno ci ritroviamo a celebrare la ricorrenza del 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate, a distanza di circa 105 anni da quel 1918 che ha segnato la fine della Prima Guerra Mondiale e ha dato vita ad un sogno tanto voluto, quello di un'Italia unita e indipendente. Furono circa 700.000 soldati che persero la vita combattendo. Nel ricordo dei soldati caduti, il 4 novembre 1921, la salma del Milite Ignoto, trasportata in treno da Aquileia a Roma, fu tumulata all'altare della patria, che da allora diventò l'epicentro delle solennità nazionali e dal 1922 festa nazionale. Per questo oggi ci ritroviamo vicino a questo simbolo per ricordare rispettosamente i nostri caduti e ringraziare le nostre forze armate. Ringraziamo e onoriamo, cari bambini e cari ragazzi, quei soldati che erano i nostri nonni e i padri di tutti noi, che non esitarono ad affrontare la morte pronunciando il nome Italia. Il loro sacrificio ha contribuito alla nascita dell'Italia repubblicana, unita, libera e solidale. E a tal fine c'è un messaggio forte e chiaro che giunge a noi dalla Costituzione italiana e che questa amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alessandro Di Santo, ha voluto fosse scolpito su una lapide di marmo. È il testo dell'articolo 11 della Costituzione. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. A voi bambini e ragazzi, che ringrazio ancora per essere qui a celebrare con noi questa importante ricorrenza, auguro di crescere con la convinzione che la pace, il dialogo, il confronto e l'onestà siano sempre l'unica strada da percorrere. Rivolgo a voi tutti, rappresentanti delle forze armate, forze dell'ordine e polizia locale, il ringraziamento dell'amministrazione comunale, sia per averci onorato della vostra presenza, sia per l'impegno che quotidianamente profondete per l'adempimento del dovere.